tanta delusione. La delusione neanche tanto perché non si è vinto, eh. Cioè, vincerla oggi magari al 90esimo sarebbe stato semplicemente quel qualcosa in più per avvicinarsi alla Champions. Cioè, una delusione totale. Si può dire totale, cioè veramente non salvo niente. L'unica cosa che si può salvare sono quei pochi minuti all'inizio della gara dove si è sembrato in grado di creare qualcosissima, perché per me il primo tempo la Juventus almeno un gol avrebbe potuto farlo. Ci sono stati due errori tecnici di Vlahovic, uno di stop e uno di conclusione. Sulle due occasioni dove ha fatto un miracolo Milinkovic Savic, dove appunto Vlahovic sbaglia lo stop, e un errore dove invece prende il palo. Queste sono le occasioni limpide del primo tempo, se vogliamo aggiungerci anche quel tiro di Locatelli su una sponda di Cambiaso, dove Locatelli tira abbastanza alto e scordinato sopra la traversa. Vabbè, aggiungiamola, ma non stiamo parlando dell'occasione più colossale della storia del calcio. Il primo tempo più Juve del Torino in campo, dove la Juve appunto crea queste occasioni qui, però il giro palle è sempre lento, ragazzi. Sempre lento, reparti lunghi, distanza incredibile tra l'attacco e la difesa della Juventus, si va sempre a svuotare il centrocampo, cioè difficile fare una partita di pallone in queste condizioni, eh. Non ci si riesce per ovvie ragioni, per forza di cose. Erano importanti questi due punti in più da fare a Torino, molto importanti, perché stasera gioca il Bologna, che ha fatto un passo falso la settimana scorsa col Frosinone. Però Bologna ha tutto da guadagnarci, non tutto da perderci, con ancora lo scontro diretto da giocare. Poi che si vada in Champions anche con la quinta posizione, sinceramente a noi deve importarci poco, ragazzi. Cioè deve veramente importarci poco. Noi dobbiamo cercare di concludere il campionato nelle migliori condizioni possibili. Anche per essere allenante in vista della Coppa Italia, cioè banalmente anche allenante in vista della Coppa Italia, ora mancano 6 partite. Per fortuna, io non vedo veramente l'ora che finisca sta roba qui, perché non ne posso sinceramente più, sono arrivato al mio limite. Che si rientri in campo nel secondo tempo, che non si veda niente, ma niente, cioè ragazzi, siamo passati da vedere queste partite, vedere l'Atalanta col Liverpool, vedere il Real col City, vedere il Barcellona col PSG. Su quelli di Champions sicuramente c'è una componente tecnica estremamente più elevata, è quasi incalcolabile la differenza tecnica che c'è rispetto a una partita come Juve-Torino. Però questa è una partita che era dichiaratamente un pareggio da under. Io vi dico la verità, ero convinto finisse 1-1 questa partita, chi è in live con me lo saprà bene, ma ero convinto che ci sarebbero stati pochi gol. È stato anche il titolo del video di oggi, era scontatissima questa cosa qui, veramente super scontata. Secondo me era scontato anche il pareggio, vi dico di più, perché sì, pensare che la Juve potesse essere guarita con 2 partite dopo questo periodo qui era troppo ottimistico, ed escludendo la Coppa Italia, perché non si parla di campionato, la Juventus continua questo percorso in Serie A palesemente deludente. Poi nel primo tempo per me c'è un colpo di Zapata ai danni di Gatti, che non ho problemi a dire, per me quello lì è cartellino rosso. Anche un po' una situazione legata al karma, perché Gatti in più di un'occasione si è ritrovato a essere dall'altra parte. Tante volte Gatti ha avuto anche delle reazioni scomposte allo stesso tipo e si è salvato, quindi quasi una roba davvero di karma, non mi viene in mente una parola diversa, però per me quello è cartellino rosso ed è da andare a vedere. Il fatto di sentire, non esistono le immagini chiare, a me fa un po' scappare da ridere in un mondo in cui ci sono 500 telecamere, però vabbè, che sarà una mia opinione, sembra strano che non ci siano immagini con la roba lì, vabbè.
andiamo avanti. Poi il secondo tempo invece è un secondo tempo di stampo granata, perché il Torino è entrato in campo nel secondo tempo con la volontà di fare un secondo tempo sopra le aspettative rispetto a quello che è stato il primo, dove sicuramente si erano anche contenuti, dove non avevano dato tutto quello che potevano. Sicuramente il Torino aveva dato tutto nel primo tempo, la Juventus ha dato poco nel primo, zero nel secondo, e poi sono venute fuori tante occasioni per il Toro, ma davvero tante occasioni per il Toro. Cioè, noi ci salviamo all'ultimo, non all'ultimo minuto, ma credo al penultimo, al terzultimo minuto, perché Valentino Lazzaro sul secondo palo da destra di testa non chiude bene, eh. È un'occasione colossale quella che concediamo a Valentino Lazzaro sul secondo palo. Cioè, lì a sinistra noi balliamo spesso e volentieri, mi vengono in mente dei gol presi anche dal Frosinone, dove c'era Baez che si era infilato lì, mi viene in mente il gol di Marusic dove è proprio lì che impatta, mi viene in mente oggi l'occasione di Valentino Lazzaro. Cioè, ragazzi, noi sul lato sinistro del campo soffriamo sempre. Ci può essere un giocatore, ce ne può essere un altro, ce ne può essere un altro ancora, ma noi subiamo sempre. Sembrava davvero la fotocopia del gol che abbiamo subito da Marusic, perché è in quella posizione lì e sbagliamo a fare diagonali, poi ci abbassiamo, siamo passivi, la palla se già prima non girava, figurati adesso con meno linee di passaggio. Noi secondo tempo noi abbiamo fatto male il primo tempo con la Lazio e meglio il secondo con la Lazio, nelle ultime tre. Bene il primo tempo con la Fiorentina, male il secondo tempo con la Fiorentina, benino il primo tempo col Toro oggi, ino e male il secondo. Noi giochiamo un tempo, ma a volte nemmeno tutto un tempo, perché l'unico tempo veramente giocato interamente nelle ultime tre è stato il primo con la Fiorentina, quello più convincente, dove sei riuscito effettivamente a creare delle occasioni da gol anche importanti. Per gli altri tempi, ragazzi, noi primo tempo con la Lazio non ci siamo, secondo tempo con la Fiorentina non ci siamo, secondo tempo col Torino non ci siamo. Sta roba qui inizia a essere una roba inspiegabile, cioè non può essere un discorso il giocatore, l'Inter più forte, perché queste sono le giustificazioni, che se ma gli altri c'hanno i giocatori più forti. Ragazzi, giochiamo contro il Torino. Non giocavamo contro il Real Madrid, contro il City, contro il Manchester United, che vabbè, magari. Non giocavamo contro l'Inter, il Milan, non giocavamo contro il Toro. E ribadisco, noi facciamo proprio delle scelte di svuotare il centrocampo, delle scelte di andare in orizzontale, delle scelte di non andare a intensità forte, delle scelte di giocare sotto tono. Sono scelte. Poi, permettetemelo, è la prima volta che cito Allegri nel video, siamo a 8 minuti praticamente, però quando sei 0-0 nel derby e Chiesa è sembrato uno dei più pimpanti, senza esagerare, perché di pimpante oggi veramente convincente farò fatica a fare le pagelle, sono sincero, però è uno di quelli che ti poteva dare quella sensazione che poteva creare qualcosa. Sei 0-0, mancano 25 minuti più recupero, ma mettile dentro tre insieme. Io, guarda, non lo vuoi fare dal primo minuto, hai paura dell'equilibrio, vuoi tenerti un cambio, ma quando la partita non l'hai sbloccata e manca 25 minuti e sei 0-0, oh, bisogna essere coraggiosi. Noi abbiamo visto in questa settimana che la costante della Champions sarà andare ad attaccare sugli esterni con dei giocatori che poi vanno dentro il campo. La giocata che ha fatto Yıldız, dove ha tirato, va bene, è successo una volta nel primo tempo, noi avevamo Gatti che faceva l'ala, ragazzi. Con tutto il bene che si può volere a Federico Gatti, però Gatti non deve fare l'ala, nonostante abbia messo un pallone per Vlahovic interessante. È sbagliato il principio, il concetto che sia Gatti a dover saltare l'uomo e creare superiorità numerica sull'esterno. Noi abbiamo giocato il primo tempo con Gatti ala, e non perché sia scarso Gatti, che non deve fare l'ala. Non è il discorso, non concentratevi sul valore del giocatore, quanto più sulle qualità. Gatti non deve fare l'ala, ma stiamo scherzando? Abbiamo visto che la superiorità numerica deve essere finalizzata a entrare dentro al centro del campo, noi mettiamo Gatti a far l'ala. Allora, ragazzi, perdonatemi, ma non... cioè, questi sono tutti errori troppo evidenti, sono tutte cose che devi correggere per forza di cose, ma non le correggi. È una partita da 5 tiri in porta, ragazzi, è troppo poco. Troppo poco. Poi ribadisco, il Torino non è che abbia fatto chissà che partita, eh. C'è stata proprio una partita brutta sia lato Juve che sia lato Toro.
intendiamoci da questo punto di vista qui, perché è stata proprio una partita noiosa. Si può fare meglio di così, si deve fare meglio di così, ma soprattutto in queste ultime gare c'è la necessità di fare dei punti, e se non si fanno mai questi punti qua, ragazzi, oh, inizia a essere stancante, eh. Va bene che siamo quasi alla fine, va bene che ce ne vanno 5 in Champions, però è una lenta e lunga agonia. Forza Juventus, ciao.